In questo tutorial vi mostrerò come lavorare uno scialle ai ferri molto traforato, quindi perfetto per l'estate, soprattutto se lo facciamo con un filato in cotone o, come in questo caso, in lino. Quello che vi mostro è linone di Quadri Abbaia Valeriana Rossi, è un filato che io ho trovato presso la merceria della mia amica, la Coccinella Filati e Mercerie, che trovate anche come pagina Facebook. Dunque, questo filato è composto dal 92% di lino e 8% di cotone. Utilizzerò dei ferri circolari da 80 centimetri numero 8, ben più grandi di quelli che necessiterebbero secondo il cartellino, perché dicono ferro 5-6 e due marcapunti. Per mia comodità utilizzerò un ferro da 40 centimetri in modo da non avere problemi con la lunghezza mentre lavoro. Dunque, partiamo subito montando tre maglie . Lavoriamo il nostro primo giro a diritto. 1, 2 e 3 magliette. Al secondo giro facciamo un diritto, un gettato, posizioniamo il primo marcapunti, un diritto, di nuovo il marcapunti, un gettato e l'ultima maglietta a diritto. La maglia che abbiamo tra i due marcapunti è quella centrale dello scialle. Terzo ferro, tutto a diritto. Spostando il marcapunti nel momento in cui lo incrociamo. Vedete, ora abbiamo due maglie laterali oltre a quella centrale. Quarto ferro, un diritto, un gettato, un diritto, un gettato, passiamo il marcapunti, lavoriamo a diritto la maglia centrale, passiamo di nuovo il marcapunti, un gettato, un diritto, un gettato e un diritto. Quinto ferro, tutto a diritto.
Come vedete, con gli aumenti siamo arrivati ad avere 1, 2, 3, 4 maglie a destra e 4 maglie a sinistra, oltre la maglia centrale. Passiamo al sesto ferro che lavoreremo in questo modo. Un diritto, un gettato, un diritto, un gettato, due maglie insieme a dritto, un gettato. Passiamo il marcapunti, lavoriamo la nostra maglia centrale a dritto, passiamo di nuovo il marcapunti, facciamo un gettato e sul lato sinistro lavoriamo in questo modo. Passiamo la prima, passiamo la seconda maglia che ci troviamo da lavorare, poi con il ferro di sinistra inseriamo in questo modo sul davanti delle maglie e lavoriamo tutte e due le maglie insieme a diritto normale. Poi facciamo un gettato, lavoriamo le ultime due maglie. Un diritto, un gettato e un diritto. Quello che abbiamo fatto in questo giro, vale a dire due maglie lavorate insieme a dritto e le due maglie che abbiamo lavorato passandone due e poi lavorandole insieme a dritto, servono per dare l'inclinazione allo scialle. Poi man mano che lavoriamo, riusciremo a vedere meglio. Settimo giro, come tutti i ferri dispari e i rovesci in pratica, il rovescio del lavoro, tutto a dritto. Uno. Passiamo il marcapunti a dritto la maglia centrale, passiamo di nuovo il marcapunti e continuiamo lavorando a dritto tutte le maglie che abbiamo sul ferro di sinistra. L'ottavo giro viene lavorato in questo modo. Un diritto, un gettato, un diritto e un gettato. Due maglie insieme a diritto, un gettato, due maglie insieme a diritto, un gettato. Passiamo il marcapunti, un diritto, passiamo di nuovo il marcapunti, un gettato. Ora prendiamo. Passiamo la prima, la seconda maglia che dobbiamo lavorare, infiliamo sul davanti il ferro di sinistra e lavoriamo a diritto. Un gettato di nuovo con le due maglie successive, quindi passiamo la prima. Senza lavorare, passiamo alla seconda, poi con il ferro di sinistra le prendiamo tutte e due sul davanti,
con calma e lavoriamo al dritto. Di nuovo un gettato, le ultime due maglie le lavoriamo normalmente, singolarmente, un diritto, un gettato e un diritto. Ecco qua. Nono ferro, tutto a diritto. Ecco, se il gettato vi scappa dall'altra parte, non importa, prendetelo. Sappiate sempre che tra il marcapunti, tra i due marcapunti va lavorata, c'è sempre soltanto un'unica maglia. Passiamo il marcapunti e continuiamo a lavorare tutte le maglie a diritto. A questo punto si continua la lavorazione dello scialle ripetendo sempre il ferro 8 e il 9. Avete visto, io ho dovuto cambiare i ferri perché l'altro in bambù ha avuto un problemino con il cavo che si è staccato. Ad ogni modo, io avevo preso quel ferro semplicemente perché ha una punta più marcata rispetto a questo qua della Addi, e come avete potuto vedere, mentre la prima parte del ferro in cui si lavorano le due maglie prese insieme a diritto, lavorate insieme a diritto, si lavorano bene con qualsiasi punta, quelle della parte sinistra che vanno passate, due maglie passate, poi bisogna infilare il ferro sul davanti. Diciamo che vengono lavorate meglio con un ferro abbastanza appuntito. È più comodo. Ecco tutto qui. Allora, torniamo a lavorare. Vi faccio rivedere il ferro che lavoreremo sempre sul diritto del lavoro, che è quello degli aumenti. Cominciamo. Ricordatevi sempre, le prime due maglie e le ultime due maglie vengono lavorate singolarmente e normalmente, diciamo. Quindi partiamo con un diritto, un gettato, un diritto e un gettato. Dopodiché lavoreremo tutte le maglie che abbiamo prima del marcapunti in questo modo. Due maglie insieme, prese insieme, lavorate a diritto, un gettato. Due maglie prese insieme, lavorate a diritto, un gettato. Due maglie prese insieme, lavorate a diritto, un gettato. Passiamo il marcapunti. Un diritto, passiamo il marcapunti, un gettato, questa è la lavorazione della parte sinistra, un gettato, passiamo una maglia, passiamo due maglie con il ferro di sinistra, posizioniamo e le prendiamo tutte e due sul davanti e lavoriamo queste due maglie a dritto. Un gettato e ripetiamo.
passiamo una maglia, passiamo due maglie con il ferro, prendiamo sul davanti con il ferro sinistro di sinistra e lavoriamo le due maglie a diritto, un gettato. Di nuovo, vedete, abbiamo quattro maglie, quindi finché non arriviamo alle ultime due, continuiamo a lavorare in questa maniera. Abbiamo fatto il gettato, passiamo la maglia, passiamo la seconda, infiliamo aiutandoci il ferro sul davanti e lavoriamo le due maglie al dritto. Gettato, le ultime due maglie le lavoriamo normalmente, un diritto, un gettato, un diritto. Rovescio del lavoro, sempre a diritto, tutte le maglie a diritto. Passiamo il marcapunti. Oh no, scusate, vedete il marcapunti è scappato. Ricordatevi sempre il gettato prima del marcapunti. Ecco qua. Passiamo il marcapunti. A diritto la maglia centrale. Passiamo di nuovo il marcapunti e terminiamo il nostro ferro. Dispari, continuando a lavorare tutte le maglie a diritto. Gettato. Ecco fatto. Non dobbiamo far altro che ripetere questi due ferri fino ad avere la dimensione dello scialle che vogliamo. La lavorazione dello scialle parte dal collo, diciamo dalle spalle, e man mano che aumentiamo andremo a creare la punta. Quindi adesso non si vede la forma proprio dello scialle. Man mano che lavoreremo, questi due punti particolari, diciamo, tra virgolette, che utilizziamo, quindi le maglie, due maglie prese insieme, lavorate al dritto, le due maglie passate e poi lavorate al dritto, daranno la giusta inclinazione, alle maglie per avere poi la forma triangolare. Allora, abbiamo detto, per riassumere, che dobbiamo ripetere sempre l'ottavo ferro e il nono. Quindi, lavoriamo un diritto, un gettato, un diritto, un gettato. Dopodiché lavoriamo per la parte destra, due maglie prese insieme a dritto e un gettato fino a quando non arriviamo al marcapunti. Dopo il secondo marcapunti, la parte di sinistra, lavoriamo un gettato e due maglie passate e poi lavorate insieme a dritto fino a quando non restano due magliette sul ferro, che lavoreremo un diritto, un gettato, un diritto per terminare il ferro. Ecco qua, io sono arrivata al termine della lavorazione. Ho ancora nell'ultimo gomitolo, ho ancora questa quantità, però vorrei lasciare per fare uno spillone per chiudere lo scialle. Voi potete lavorare tutto il filato che avete a disposizione.
Dunque, ho terminato facendo il giro tutto a dritto. Ora bisogna chiudere le nostre maglie e possiamo utilizzare o il classico metodo di chiusura con le maglie accavallate, ma lavorandolo molto morbidamente, perché non deve tirare il lavoro, la chiusura, oppure possiamo lavorare con il metodo russo. Ovviamente io l'ho letto sulla spiegazione in inglese, non sapendo cosa fosse, sono andata ad informarmi. E la chiusura con il metodo russo, in inglese Russian bind off, si lavora in questa maniera. Lavoriamo la prima maglia a diritto. Passiamo questa maglia sul ferro di sinistra. Rinseriamo il ferro di destra come se dovessimo lavorare la maglia a rovescio, in questo modo, ma senza toglierla dal ferro di sinistra. Nello stesso momento lavoriamo al dritto la maglia successiva, in questo modo, come se non avessimo questa maglia in sospeso sui ferri. Lavoriamo a dritto la maglia successiva, infilando normalmente il ferro. Vedete che abbiamo una piccola X che si forma. Lavoriamo a diritto, passando anche attraverso la maglia che avevamo in sospeso, in questo modo. Passiamo di nuovo la maglia lavorata dal ferro destro al ferro sinistro. Facciamo nuovamente questi movimenti. Infiliamo il ferro destro come se dovessimo prendere e lavorare la maglia a rovescio, lasciando tutto così com'è. Poi la maglia successiva la lavoriamo a dritto in questo modo. Infiliamo il ferro per lavorarla, prendiamo il filo e estraiamo passando al di sotto della X, in pratica passando attraverso la seconda maglia e quella precedente che abbiamo in sospeso. Ecco fatto. Facciamo di nuovo i nostri passaggi, quindi passiamo la maglia sul ferro di sinistra, inseriamo il ferro di destra come se dovessimo lavorare a rovescio, senza né sfilare la maglia né lavorarla. Ora lavoriamo a diritto la maglia seguente, in questo modo. Estraiamo il filo ed abbiamo di nuovo la nostra maglia lavorata. Adesso, siccome dobbiamo lavorarne tante, non è necessario che noi facciamo questo passaggio, nel senso, ripassiamo la maglia lavorata sul ferro di sinistra, rinfiliamo il ferro dalla parte del davanti. Possiamo fare così. Una volta che abbiamo la maglia lavorata sul ferro di destra, inseriamo il ferro di sinistra dietro. In pratica facciamo un passaggio in meno e lavoriamo a diritto la nostra maglia libera. Ecco qua. Di nuovo inseriamo il ferro di sinistra dietro la maglia. E con quello di destra prendiamo la maglia successiva lavorando il tutto a diritto. Passiamo il ferro di sinistra dietro la maglia e lavoriamo a diritto la maglia successiva. Dobbiamo passare sotto l'incrocio, vedete?
usciamo con la maglia lavorata e continuiamo così fino a che non chiuderemo tutte le nostre maglie dello scialle. Quando passerete nel punto centrale dove si stanno i marcapunti, naturalmente potrete togliere e continuate a chiudere le maglie. Vedete, questo tipo di chiusura lascia la lavorazione molto molto liscia, non arriccia, non chiude troppo. Qui magari con il filato che sto utilizzando io con questo lino è difficile da notare perché è un filato rigido, però se provate realizzare questa chiusura con la lana, con un lavoro in lana, vedrete che rimarrà molto elastico senza tirare la lavorazione. Bene, continuiamo ancora per terminare l'altra metà dello scialle. Ecco, sono arrivata alla fine dello scialle, faccio gli ultimi punti di chiusura e vedete ed ecco qua, ecco l'ultimo, lavoriamo al dritto. Sfidiamo i nostri ferri. Possiamo tagliare il nostro filo e lo facciamo passare dentro
la maglia, l'ultima maglia che rimane aperta. Ecco qua. Ora vi faccio vedere come questo tipo di chiusura si adatti benissimo a una lavorazione traforata. Guardate con il mio filo di lino che è molto rigido, come dicevo prima, ecco. Basta tirare un pochettino, le maglie si aggiustano anche se nella loro irregolarità dovuta al filo. Chiudendo il lavoro, abbiamo rifinito i lati dello scialle. Anche questo tutorial è terminato, avete visto, è velocissimo, si lavora in un batter d'occhio. Spero che vi sia piaciuto e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo tutorial. Ciao a tutte da Lilla.